Ciao a tutti! Oggi si parla di nuovo di cinema, ma per fortuna non vi porto un film trash. Vi porto un film che vale la pena guardare e su cui vale la pena anche discutere. Ed è una delle uscite più importanti dell'anno. È un film su cui si sta parlando molto anche per, diciamo, la sua spinta un po' anarchica ed esplosiva. Oltre al fatto di aver vinto un premio molto prestigioso e provenire comunque da uno dei registi maggiori del cinema contemporaneo. Sto parlando di Triangle of Sadness, un film svedese del regista Ruben Östlund, autore che a me piace molto e di cui ho visto tutto. Lui si è fatto conoscere a livello internazionale con il suo film Forza Maggiore, successivamente con The Square, che ha vinto appunto la Palma d'Oro qualche anno fa, e ora con Triangle of Sadness ha fatto il bis. Ha vinto di nuovo la Palma d'Oro, una cosa che raramente succede al Festival di Cannes, che un regista arriva e per due film consecutivi si prende la palma, così, d'amblè. È successo solo con Haneke e in generale è molto difficile che un regista riesca ad ottenere la doppia Palma d'Oro. È successo forse solo ai Dardenne, oltre ad Haneke, nell'epoca più recente del festival. Diciamo che è una cosa che ha fatto parecchio discutere questa, e che comunque punta i riflettori su questo autore svedese che comunque sta uscendo dalla nicchia e sta sempre più diventando di richiamo internazionale. Triangle of Sadness è un film che sin da subito mi ha lanciato un hype alle stelle, un po' perché io ho amato anche tutti i film precedenti del regista. In particolar modo credo che i suoi più belli siano Play, che purtroppo è inedito in Italia tuttora, ma magari la fama dell'autore porterà questo film a una riscoperta anche nel nostro paese, e Forza Maggiore, che tra l'altro in realtà sempre a Cannes gli aveva valso di un premio, perché se non mi ricordo male ha vinto il premio a Certain Regard. Mi era piaciuto molto anche The Square, che avevo visto al cinema. Era una critica bella tosta sull'arte contemporanea, ma sul mondo dell'arte contemporanea e sulla società in generale, e questo aspetto critico e satirico irrompe funesto proprio in Triangle of Sadness, che inizialmente sembra essere una critica del mondo della moda, ma questo aspetto lascia spazio poi a una critica, una satira feroce su proprio la società in generale, e soprattutto sulle disuguaglianze di classi sociali, un po' come avviene in tantissimo cinema contemporaneo. Basti pensare banalmente a tutta l'ondata, la new wave più recente di cinema coreano, che ha raggiunto poi l'apice del successo internazionale con Parasite. Ma quello della lotta di classe è un tema che, ad esempio, nel cinema sudcoreano è presente sin dagli anni 60, e che adesso vive una nuova attenzione nel cinema di tutto il mondo, e che in Triangle of Sadness appunto cerca di trovare appunto una nuova voce e una nuova dimensione di critica. È un film questo molto chiacchierato, io lo aspettavo sin dal primo annuncio al festival. Come potete immaginare, però, l'ho visto un po' più tardi rispetto all'uscita nelle sale, perché, come dovevamo immaginarci, un film del genere ha una distribuzione estremamente limitata, quindi mi sono dovuto prendere un giorno per andare appositamente a Milano nel weekend per andarlo a vedere, ma ne è valsa la pena, appunto. Ero troppo alle stelle, diciamo. E cercherò appunto di dirvi cosa ne penso. È un film che comunque io riconosco nei tratti distintivi del regista, nel suo modo di fare cinema, nel suo modo anche di scrivere, perché una cosa che mi piace molto di Ruben Östlund è questa sua capacità di essere estremamente sbarazzino e pimpante, comico, anche nei momenti più drammatici. È una cosa che ha saputo giostrare bene soprattutto in Forza Maggiore, che era un film molto drammatico e cupo, se vogliamo, di tensione, dove però questo elemento black comedy nordico strisciava pian piano sotto pelle, no? Triangle of Sadness è un film che appunto fa discutere, se ne parla molto soprattutto per
la sequenza che è già entrata nell'immaginario pop di quest'anno, di questi ricconi, di questa cena andata male, che va completamente in ambiti, in scenari grotteschi, dove questi ricconi ingioiellati e smoking si lasciano andare a liquidi corporei. Quindi è citato come il film dove vomitano tutti. E è una cosa su cui ha giocato tantissimo anche il marketing e la pubblicità, perché in alcune sale veniva consegnato anche il sacchettino per i malesseri in aereo, no? Per appunto approdare nel viaggio che è questo film. Un film che dura 2 ore e mezza, ma che scorrono in 3 minuti. E è una cosa che avevo notato anche con The Square. Anche quello era un film molto lungo, che però, nonostante si prenda anche i suoi ritmi, è una cosa che unisce un po' The Square a Triangle of Sadness nella gestione dei tempi. Sono due film che si prendono il loro tempo, ma allo stesso tempo appunto riescono a mantenere un ritmo, una soglia d'attenzione tale e a un coinvolgimento tale che il tempo vola via in un attimo. Questo è il classico film, Triangle of Sadness, che punta un po' alla disfatta dei ricchi, ok? Quindi rientra un po' in quel tipo di cinema dove da un certo punto di vista si ride delle tragedie dei ricchi, ma è molto più di questo in realtà. Innanzitutto è un film che vive anche di citazioni cinematografiche, poi pian piano vi racconto un po' di che tratta, ma ci tenevo a dire che questo è un film che nasce anche secondo me da una profonda spinta cinefila, perché è tutto costruito da riferimenti di grandi classici che cercavano appunto all'epoca di trattare una satira feroce dei propri tempi, penso ad esempio al cinema degli anni 70, 60, 70, è un po' come se l'autore avesse preso quelle ispirazioni per fare una rilettura dei tempi di oggi, che rispetto a quelli degli anni 70, 60 sono ancora più grotteschi, fuori fuoco e alienanti, ancora sempre peggio, no? Perché di riferimenti ce ne sono a bizzeffe, soprattutto la sequenza più famosa, quella della cena andata male, non può che ricordare La grande abbuffata di Marco Ferreri, film iconico, ma abbiamo anche dei chiarissimi rimandi a certo cinema di Luis Buñuel, dall'Angelo Sterminatore al Fascino discreto della borghesia, per esempio, fino ad arrivare anche, soprattutto nella parte di questo film ambientata su un'isola deserta con un po' dei sottotoni da survival movie per definire, diciamo, le disuguaglianze, i ribaltamenti delle classi sociali e il rapporto uomo e donna rimandano inevitabilmente la Lina Wertmüller di Travolti dal destino nell'azzurro mare di agosto. Quindi, secondo me, questi tentativi, questi rimandi al cinema che fu, che è un cinema a cui Östlund si ispira per la propria opera, che all'epoca fu satirico e tagliente, è un rimando postmoderno, diciamo, che punta a sradicare la società di oggi. Lo fa attraverso 3 capitoli. Il primo, che si concentra su 2 personaggi chiave, che sono Carl e Yaya, che sono 2 bellissimi ragazzi, modelli. Lei, Yaya, è anche un influencer di successo, lui invece, diciamo, è un fotomodello, è un che pur essendo molto attraente e anche talentuoso nel suo lavoro, viene ricevuto ai casting come se fosse già da buttare via, perché è anziano, ha 24 anni e ha avuto l'apice del suo successo qualche anno prima grazie a una campagna legata a un profumo maschile. In particolar modo la sequenza iniziale, che è diventata giustamente famosa perché è molto divertente e fa riflettere anche proprio su certi aspetti non solo legati al mondo della moda, ma proprio agli aspetti della società in generale, dove la moda diventa un mezzo. C'è questa sequenza molto divertente che è ripresa anche nel trailer, in cui dei modelli a torso nudo vengono messi
tutti assieme davanti a una parete bianca da questo giornalista un po' sbarazzino e prova a fare un gioco con loro cercando di guidarli nell'espressione facciale con la tesi che un marchio economico low cost come H&M punterà al sorriso, all'inclusivity, perché unisce, no? Dobbiamo stare tutti uniti, yeah yeah, mentre un marchio di lusso come Balenciaga si trasmette attraverso il volto imbronciato. Più sei imbronciato come modello, più raggiungi la scalata al successo, perché vuol dire che abbracci, diciamo, il lusso, il marchio inavvicinabile, no? La prima parte, soprattutto nel sradicare questi aspetti del mondo della moda, rimanda inevitabilmente in realtà a un altro film, soprattutto la parte della sfilata. C'è questa sequenza, anche quella molto divertente, in cui Carl, non sappiamo se il suo provino sia andato bene o male, ma lui assiste in front row alla sfilata a cui partecipa la sua fidanzata Yaya. Invece è un front row dove lui viene sostanzialmente buttato fuori da una Camilla Läckberg nel ruolo di se stessa, che arriva e pretende il suo posto. Quindi anche quella è un'immagine divertente, ma comunque la sequenza della sfilata, che è questo kitschume improbabile, finto, provocatorio, a me ha rimandato tantissimo allo Zoolander di Ben Stiller. La spiegazione del titolo emerge sin dai primissimi minuti e l'ho trovato geniale. Perché si chiama Triangle of Sadness il film? E io pensavo fosse, che ne so, il capitolo 2 di una trilogia sulla geometria, no? Perché The Square, Triangle of Sadness, il quadrato in The Square era un'area in cui i problemi, un'area immaginaria rappresentata da questa opera concettuale in cui tutti i problemi venivano lasciati fuori da quest'area, no? Il Triangle of Sadness in realtà è una ruga d'espressione che si forma qua quando siamo tristi. E durante questo provino a Carl viene proprio chiesto di mostrare il triangolo della tristezza. È una sequenza che mi ha fatto sorridere ed è un po' la chiave di lettura del film, soprattutto quando lui, mostrandola, la mostra accentuata e viene invitato sottotesto a farsi un botox per cancellarla. Quindi diciamo che il Triangle of Sadness probabilmente è una chiave che ci fa sentire più umani in un contesto completamente artificiale e plasticoso dove la tristezza non è ammessa, ok? Quindi è tutto molto superficiale, tutto molto finto, no? E io ho trovato anche curiosa, diciamo, la parte iniziale che si sofferma nella dimensione del rapporto tra Carl e Yaya, perché è una coppia non equa, diciamo, perché Yaya, nel mondo della moda, Yaya, essendo una modella donna, guadagna più di lui e fa anche l'influencer. Lui è un po' il ragazzo trofeo di Yaya, se vogliamo. C'è tutta questa sequenza iniziale che sradica un po' la percezione che la società ha della coppia, che da una parte vuole sradicare la dimensione dei ruoli uomo e donna, soprattutto in base alle strutture sociali, in favore di un'equità che però nella dimensione di Carl e Yaya si basa solamente su un conto della cena e che non va oltre, che sembra un litigio ridicolo. E il fatto che insista così tanto questa prima parte su questo aspetto è interessante, perché ovviamente i soldi diventano un punto essenziale del film, uno strumento di potere, di dominazione dell'altro, che è proprio il motore del film. Il film che appunto trova ovviamente il suo surplus nella parte 2, quando si arriva allo yacht. È veramente il luogo del film, lo yacht, dove si incontrano questi ricconi molto diversi tra loro e dove avverrà la tragica sequenza
della cena che rimanda al Ferreri della la grande abbuffata, a cui partecipano naturalmente anche Carla e Yaya. Un viaggio sullo yacht di lusso dove Yaya è stata invitata come influencer, quindi a gratis, no? E un aspetto interessante del film è uno dei momenti interessanti, è proprio questo dialogo che avviene tra i due ragazzi e questa sorta di magnate russo del fertilizzante, in cui sembra che non si capiscano tra di loro, ma è in un certo senso un effettivo spunto per riflettere sul valore, sulle sfaccettature del denaro, del potere nel mondo contemporaneo. Quindi da parte abbiamo quello che vende merda e dice proprio: io vendo la merda, mi arricchisco con la merda, quindi proprio quel tipo di denaro lì, no? E dall'altra parte invece abbiamo una dimensione del denaro invisibile che è una cosa che è contemporanea, rappresentata da Yaya come influencer, quindi non uno scambio monetario ma regali gratuiti, come appunto può essere questa vacanza sullo yacht, che è un po' l'arrivo della scalata, no? Che si ottiene o vendendo merda o attraverso questo enigmatico scambio invisibile. Ci sono altri momenti del film secondo me abbastanza frizzanti e riusciti, la sequenza completamente grottesca in cui i ricconi, pensando di fare un favore al povero equipaggio della nave, decidono: ma no, adesso tocca a voi divertirvi, buttatevi dalla nave e nuotate nel mare, divertitevi, saremo noi l'equipaggio, no? Che sembra una cosa finto filantropa, in realtà una dimensione di potere molto agghiacciante. Non voglio svelarvi troppo del film, ve ne sto già parlando troppo, vi dico solo che ovviamente su questa nave avviene l'apocalisse, quella cena lì, ok? A cui seguirà una terza parte ambientata su un'isola deserta, dove i ruoli delle classi sociali si ribaltano grazie al personaggio di Abigail. Personaggio fantastico. Abigail è sulla nave, era in fondo alla piramide, lei è una dei pochi sopravvissuti al disastro che succederà, e lei sulla nave era in basso, in fondo alla piramide gerarchica, no? Perché era l'inserviente dei bagni. Sulla spiaggia diventa il capitano, perché è l'unica in mezzo a questi ricconi scansafatica ad essere in grado di cacciare, di prendersi i pesci con le mani, di cucinarli, di fare il fuoco, e quindi c'è questo ribaltamento totale del potere, che però anche lì è interessante perché la sfumatura che porta a un finale abbastanza prevedibile, ma è l'unico finale che mi aspettavo da questo film, porta a un'ulteriore critica su anche questa necessità di potere sugli altri, di prevaricazione. Ora, senza dirvi troppo, vi dico che il film è divertentissimo e soprattutto è sorretto da una scrittura molto esplosiva. Gli stessi personaggi, nonostante alcuni siano più caricaturali, riescono ad essere vividi in un certo senso e appassionanti. Ok, quindi anche se il rischio della macchietta è sempre presente, alla fine riescono tutti i personaggi coinvolti in questo film a parlare un po' anche a noi e parlare per certi versi anche di noi. È una scrittura molto ispirata, io raramente ho visto anche un'atmosfera nella sala del cinema così viva. Sono andato comunque in un piccolo cinema d'essai, era una sala microscopica, ma le quattro file che c'erano erano tutte piene e si rideva da pazzi, c'era gente che era piegata da ridere, e questo nonostante, ed è una risata proprio viva, e nonostante a tratti Östlund rischi la carta della commedia becera, quella basata sui liquidi corporei del tipo guardate anche i ricchi cagano, in realtà riesce a mantenere un livello più raffinato, tale per cui non scade mai nella volgarità becera, secondo me.
Se c'è un appunto che devo fare, e chiudo un po' in questo senso la mia recensione, perché io amando il regista, amando il suo modo, il suo umorismo sottile, io questo film l'ho amato alla follia, ma cercando di essere obiettivo, quindi ve lo straconsiglio, ma cercando di essere obiettivo, gli trovo anche il cavillo attraverso il quale trovare anche una dimensione su cui vale la pena lavorare, o comunque una piccola critica, un elemento negativo. Ed è sicuramente forse anche dovuto un po' alla giovane età del regista, però la satira molto spesso all'interno del suo film è molto urlata, non è sottile. È proprio scritta per essere tale. Sicuramente da un lato è vincente perché riesce a parlare a un pubblico molto vasto. Il fatto di spiattellare proprio i temi che vuole trattare attraverso come lo rappresenta, ma è molto esplicito, è molto retorico in alcuni punti. Ed è anche un elemento che si trovava in The Square, l'essere così tanto retorico, così poco sottile. In alcuni punti è talmente evidente quello che vuole raccontare a livello di sradicamento della società contemporanea, che è troppo esplicito, è troppo detto, non consente sempre allo spettatore di arrivarci da solo, di riflettere da solo. È molto nero su bianco. Questo è l'unico aspetto che mi sento un po' di trovare come difetto del film, dove però per esperienza personale mi sono divertito da pazzi. Non so se è un film effettivamente da Palma d'Oro, però sicuramente è un film pazzesco ed è uno dei migliori dell'anno. Ma fatemi sapere anche voi se avete visto Triangle of Sadness, che ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto, io comunque ve lo straconsiglio. In attesa di vostre vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo video e ciao ciao!